Bentornati ragazzi in questa seconda parte del video che riguarda la civiltà cinese. Quindi, come vi ho promesso, parleremo sì della religione, ma parleremo in particolare della famosa Grande Muraglia, con una sorpresa finale che sono delle immagini dallo spazio, perché dicono che questa Grande Muraglia, lunga più di 5.000 km, è visibile dallo spazio. Sarà vero? E lo andremo finalmente a vedere. Inoltre parleremo anche di questa incredibile esercito di terracotta. Ma che cos'è? Lo andremo a scoprire insieme e poi finiremo con l'invenzione della bussola. Due parole sulla religione. In cosa credevano i cinesi? Credevano negli spiriti della natura, ossia lo spirito del vento, lo spirito del sole, della pioggia, dell'acqua e non solo. Credevano anche che l'imperatore stesso fosse un dio e soprattutto c'era il culto della famiglia e degli antenati defunti, considerati degli dèi, e che venivano venerati e rispettati perché credevano che vegliassero sulla loro vita. Quindi era per loro la famiglia intoccabile. Bene, parliamo della Grande Muraglia e del primo imperatore della dinastia Qin che si chiamava Shi Huangdi. Fece lui il progetto di far costruire questa enorme muraglia e la fece costruire dai contadini che ci impiegarono più di 10 anni per costruirla. Pensate, è lunga più di 5.000 km. Andiamo a vederla. Da questa immagine possiamo vedere che il territorio è un territorio montuoso e quindi la Grande Muraglia è stata molto difficile da costruire. E vediamo anche una immagine più da vicino. Vedete quanti mattoni, le scale, sali e scendi e poi dei torrioni, delle torri. A che servivano queste torri? Da queste torri ovviamente i soldati potevano avvistare i popoli che provenivano soprattutto dal nord e che arrivavano per conquistarli e quindi loro anche dalle torri li combattevano. Effettivamente fu davvero efficiente e funzionò, perché difficilmente l'impero cinese fu attaccato in maniera massiccia. Guardiamo bene l'immagine da vicino, possiamo vedere la maestosità di questa grande appunto muraglia, che ha una forma vista dall'alto, sembra proprio un dragone, un grandissimo e lungo dragone. E sarà vero che allora che questa grande muraglia è visibile dallo spazio, addirittura dalla luna, dicono? Alla fine di questo video vedremo delle immagini proprio dallo spazio dove è possibile vedere la Grande Muraglia. Quando questo primo imperatore Shi Huangdi morì, fu seppellito in una tomba enorme, veramente enorme. Vediamola. Questa è la tomba dell'imperatore. E che cosa vedo qui? Vedo un esercito di terracotta, di statue a grandezza naturale di terracotta. Guardiamole, queste sono tantissime, provate a contarle, ve lo dico io, sono all'incirca 6.000 statue. A cosa servivano queste 6.000 statue
in questa tomba dell'imperatore, essendo soldati, essendo un esercito, serviva proprio a protezione di questo loro grande e amato imperatore, ritenuto, pensate, un dio e quindi protetto anche nell'aldilà da questo esercito. Immagine veramente bella, guardate i turisti che ogni anno vanno a vedere questa tomba di questo imperatore, vedete quanto sono piccoli rispetto alla tomba, eh? Guardate che spazio, uno spazio veramente immenso, e le statue tra l'altro sono anche molto belle sono questi soldati con un'armatura pronti a difendere il loro imperatore ormai morto. Come ultimo argomento parliamo delle invenzioni. Avevano scoperto i cinesi un minerale che si chiama magnetite, un minerale ferroso che è molto sensibile all'attrazione magnetica della Terra. Questo magnetite, attratto appunto dalla Terra, punta sempre a nord. Quindi quello che loro scoprirono e costruirono è proprio una bussola. Andiamola a vedere. A vederla da qua sembra un mestolo, infatti viene chiamato proprio una bussola a mestolo. E questo mestolo, fatto con questo minerale, questo magnetite, punta sempre al nord, quindi molto utile per gli spostamenti. Grande invenzione proprio anche per l'orientamento. Ed è, diciamo, la prima bussola che sia stata mai costruita. Lo dobbiamo proprio ai cinesi. Quindi con questa invenzione finisce il nostro video, però non mi sono dimenticata, ora ci andiamo a vedere le immagini dallo spazio della Grande Muraglia. Allora ragazzi, questa è un'immagine, una foto scattata dalla Luna del nostro pianeta Terra. È facile capire che da questa fotografia che è impossibile vedere la muraglia cinese come molti dicono, ah, la muraglia cinese è visibile dalla Luna. Non è vero, questa è una fake news. Però che cosa è vero invece, perché ci sono delle cose vere, che la muraglia cinese è visibile dallo spazio, ossia da un satellite in orbita, da una stazione spaziale in orbita intorno alla Terra, sono state scattate alcune fotografie. Questa è la stazione spaziale che è in orbita intorno alla Terra e ovviamente ci vogliono anche delle condizioni meteo ideali, perché se ci stanno molte nuvole non si riesce ben a vedere e a capire dov'è questa muraglia cinese, anche perché ha un colore dei mattoni con il quale è stata costruita che è praticamente uguale alla montagna, quindi questo marrone si confonde con la montagna, quindi in realtà è visibile, ma è molto difficile. La muraglia cinese è molto lunga, ma non ha un'altezza poi così importante da essere poi vista dall'alto. Pensate, le tre piramidi di Giza, le famose piramidi che noi abbiamo studiate, se non ve le ricordate vi andate a vedere il video sulle piramidi, sono molto più alte. Però hanno scattato delle foto interessanti, vediamone una. Ho evidenziato con il rosso le parti della muraglia cinese visibili. Pensate, in mezzo alle montagne, con la neve, però si riescono a vedere. E dopo aver visto queste immagini bellissime dallo spazio di questa grande costruzione dell'antica muraglia cinese, io vi saluto e vi aspetto per il prossimo video. Ciao!